Come anticipato in apertura di trasmissione, parliamo di cinema. Buongiorno a Davide Sibaldi. Buongiorno. Buongiorno. Giovanissimo regista milanese, neanche 30 anni, ma già moltissimi corti all'attivo. Ha cominciato addirittura a 12 anni, quindi insomma giovanissimo. E due lungometraggi, L'estate d'inverno, che ha ricevuto critiche molto positive, e adesso l'ultimo, In guerra. Sì. Dunque, un film che è stato presentato anche al Film Festival di Torino. Esatto, la prima volta nel 2014 e poi è uscito al cinema nel 2015. Adesso l'abbiamo distribuito in tutta Italia, andiamo poi in Sud America, Russia, Francia e Finlandia. Quindi poco. Un film insomma che sta avendo un buon riscontro. Vediamo insieme il trailer e poi vi spieghiamo perché abbiamo, diciamo, organizzato questa intervista, perché il film ha davvero una grande particolarità. Allora, vediamo insieme il trailer. In guerra, un film romantico, drammatico. Aiuto! Ed azione, con un sistema audio rivoluzionario, Guest Music System, un sistema di colonna sonora musicale multipla che vi permetterà di vedere il film con tre differenti colonne sonore musicali che voi potrete scegliere con il telecomando, passando così dalla colonna sonora numero 1 per percussioni e synth alla colonna sonora numero 2 per pianoforte e tastiere. Se la stava facendo. Non mi fanno così paura questi posti. Bene, perché dove dobbiamo andare non devi averne. Perché dove dobbiamo Laggio. Andare? Famoso, eh? Si chiama Il Castello. Alla colonna sonora numero 3 per chitarra elettrica e sintesi. Le tre colonne sonore sono completamente differenti tra loro e accompagnano il film, ognuna con una sua propria lettura musicale. Voi deciderete qual è la vostra colonna sonora. Guest Music System, un nuovo modo di vedere il cinema e di ascoltarlo. Dunque, una favola dark ambientata nella periferia milanese, In guerra. Abbiamo già visto in questo trailer qual è la particolarità del film, che poi è un po' un unicum al mondo, cioè lo spettatore può scegliere, col DVD ovviamente, sì, con quale colonna sonora vedere il film. Esatto. Cioè, come prendendo... è venuta questa idea? Ah, beh, noi proiettiamo il film in quattro dimensioni al cinema, cioè quindi con tutta la parte musicale dal vivo. Avevamo tre colonne sonore musicali molto diverse tra di loro, composte, eseguite da ottimi musicisti, e le ho inserite all'interno del DVD in modo che lo spettatore può cambiarle e ascoltarle tranquillamente. Ecco. Questo cosa, diciamo, cambia in qualche modo, secondo lei, la percezione, la visione del film, l'atmosfera del film? Sì, perché le musiche sono molto diverse. Ad esempio ce n'è una molto più gelida e se uno vede alcune scene con quella musica rimane freddo lo spettatore. Con le altre due colonne sonore, che sono molto più emotive, al cinema piangono. Non hanno le stesse scene identiche. Quindi in qualche modo la colonna sonora condiziona sempre le reazioni, sì, 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 l'emotività dello spettatore. Dicevo, è un unicum, è una cosa che... che si sappia, insomma, non è mai accaduta nella storia del cinema. Infatti, quando abbiamo voluto registrarla alla SIAE, dicevano che non c'erano i documenti perché non era mai capitato niente del genere. E parlando con persone a Hollywood, anche loro dicono che in America non hanno mai avuto nessuna struttura del genere per DVD. Quindi che si sappia, insomma, sì, un'esperienza unica. Allora, vediamo un altro breve spezzone di In guerra, proprio per capire come cambia la visione del film alla modifica, diciamo, della colonna sonora. Tu sei mai stato innamorato? Cioè, hai mai amato qualcuno così tanto che se magari la storia finisce tu hai paura che se lo lasci magari si perde? Invece vorresti aiutarlo a trovare la sua strada. Non esiste amare così. Per me sì. E infatti stai fuori come un lampione. Tu sei mai stato innamorato? Cioè, hai mai amato qualcuno così tanto che se magari la storia finisce tu hai paura che se lo lasci magari si perde? Invece vorresti aiutarlo a trovare la sua strada. Non esiste amare così. Per me sì. E infatti stai fuori come un lampione. Tu sei mai stato innamorato? Cioè, hai mai amato qualcuno così tanto che se magari la storia finisce tu hai paura che se lo lasci magari si perde? Invece vorresti aiutarlo a trovare la sua strada. Non esiste amare così. Per me sì. E infatti stai fuori come un lampione. È
ecco appunto, abbiamo visto un breve estratto del film, la stessa scena, esatto, corredata dalle tre diverse colonne sonore. È un film oltretutto che in qualche modo tu hai realizzato quasi a 360 gradi, sì, non hai curato solo la regia del film. Sì, è come un quadro, cioè praticamente ho fatto tutto, come quando ero ragazzino facevo i cortometraggi proprio a Milano, qui ho fatto produzione, regia, correzione colore, montaggio, proprio un'opera. Pur avvalendoti però di professionalità sia per quanto riguarda i musicisti, sia per quanto riguarda, diciamo, i tecnici, di professionalità molto alte. Certo, anche poi gli attori sono tra i principali giovani attori di teatro italiano, proprio il numero uno. E i tecnici, anche se sono tecnici effetti speciali che lavorano nei più grandi colossal, comunque italiani e anche esteri, e la colonna sonora, appunto, una parte della prima colonna sonora è stata composta ed eseguita per l'orchestra del cinema di Stato russa da Isaac De Martin, che è il terzo musicista. Ecco. Bene, grazie. Velocemente, chi vuole vedere il film cosa deve fare? Dunque, se vuole vederlo in DVD, poi lo trova online e nei negozi, e se uno vuole vederlo al cinema, basta andare sul sito e poi trova tutte le notizie delle proiezioni. Perfetto, grazie a Davide Sibaldi per essere stato con noi. Grazie a voi.